La vita va misurata in risultati e non in anni. Questa è una citazione che forse pochi di voi avranno sentito, ma che è stata detta da un personaggio che probabilmente tutti conosciamo. Sedetevi comodi perché quella di oggi è una delle storie più belle del motorsport, perché oggi vi parlerò di Bruce McLaren. Esattamente, proprio colui che ha creato la McLaren. Bruce nasce nell'agosto 1937 a Auckland, in Nuova Zelanda. E fin dalla sua infanzia passa le giornate all'interno della stazione di servizio dei suoi genitori nell'officina. Ed è qui che avviene il colpo di fulmine, perché Bruce rimane stregato dall'officina, dagli attrezzi, dai pezzi di ricambio, da come vengono assemblate le auto, dalla magia che si respira lì dentro e ci vuole restare tutto il giorno, tutti i giorni. Solo che non era così semplice, perché purtroppo all'età di 9 anni gli fu diagnosticata la malattia di Leg Calves Pertes, che è una malattia degenerativa della testa del femore che gli causò la rottura dell'articolazione sinistra del bacino. Pensate che fu immobilizzato su un lettino e vi restò per 2 anni. E i medici purtroppo erano convinti che alla fine di questi 2 anni Bruce non sarebbe più stato in grado di camminare. Ecco, la cosa incredibile è che alla fine di questi 2 anni Bruce si alzò dal suo lettino e iniziò a camminare. Chiaramente zoppicava perché la gamba sinistra era rimasta più corta di quella destra. Ma a lui gli importava poco perché era tornato a camminare. Le occasioni di dimostrare il suo talento alla guida arrivarono negli anni successivi. A 14 anni infatti il padre gli restaurò una vecchia auto e Bruce partecipò alla sua prima gara in salita, dimostrando sin da subito di avere qualcosa di speciale dentro. Ecco, non so se lo sapete, ma in Nuova Zelanda non c'erano tante occasioni per correre, no? In quelle poche gare che c'erano, quindi, si creava un tifo assordante. Il pubblico veniva da qualsiasi parte del paese e i piloti neozelandesi venivano acclamati come delle star. E queste gare attiravano anche piloti internazionali come Stirling Moss, Jim Clark, Jack Brabham. E lì, allora, il tifo diventava una vera e propria venerazione da parte del pubblico. E tra questi proprio Jack Brabham divenne l'idolo di Bruce McLaren, dato che lasciava sempre la sua auto nella stazione di servizio dei McLaren e quindi divenne a tutti gli effetti uno di famiglia. Arriviamo quindi al 1956. Bruce ha 21 anni. E in occasione del Gran Premio di Nuova Zelanda, a cui partecipavano tutti quei nomi illustri che vi ho detto poco fa, gli organizzatori istituirono il Driver in Europe, un programma che dava la possibilità ai piloti neozelandesi di andare in Europa e gareggiare contro i migliori al mondo. E indovinate un po' chi vinse quell'anno? Bruce McLaren. E indovinate un po' chi vinse l'anno successivo? Chris Amon, il pilota di Formula 1 più sfortunato della storia, di cui ci ho già fatto un video. Insomma, tornando a Bruce, da vincitore volò fino in Inghilterra e iniziò a gareggiare con la Cooper per il campionato di Formula 2. Ma l'impresa che lasciò il mondo intero del motorsport a bocca aperta avvenne qualche mese più tardi. Siamo al Nürburgring Nordschleife, 1958. L'inferno verde che tutti noi conosciamo come una delle piste più magiche e difficili al mondo. Sì, perché già solo dal simulatore lo si capisce, ogni giro che fai su quella pista, non importa quanta esperienza, quanti chilometri, quanta bravura, quanto talento tu abbia, ogni giro lì sopra è una sfida a sé. Ecco, quel giorno gareggiavano insieme Formula 1 e Formula 2. Cioè, insieme significa nella stessa griglia. Esattamente come la 24 ore di Le Mans, no? Che ci sono varie classi insieme. Ecco, quel giorno, Bruce McLaren, con la sua Formula 2, si classificò quinto. Ma non dico quinto di categoria, dico quinto assoluto! Vinse la categoria della Formula 2 e si mise dietro un sacco di Formula 1. Tutto questo su un circuito in cui non aveva mai corso! E non è un circuito qualunque, è uno dei circuiti più lunghi e difficili del mondo. Non so se vi rendete conto dell'impresa che fece. Quando oggi noi abbiamo a disposizione i videogames e i simulatori per imparare la pista e anche dopo mesi il Nordschleife ancora non l'ha imparato, lui, alla prima volta che va lì, batte tutti e si mette dietro anche le Formula 1. Quella fu una tale impresa che alla fine dell'anno la Cooper lo ingaggiò per correre in Formula 1 come compagno di squadra del suo più grande idolo, Jack Brabham. Così, nel 1959, a soli 22 anni, che per l'epoca erano pochissimi, iniziò la sua carriera in Formula 1, a bordo della T51, divenendo il primo neozelandese a correre in Formula 1. A rendere il tutto ancora più straordinario fu il fatto che alla fine dell'anno, all'ultimo Gran Premio negli Stati Uniti, Bruce McLaren vinse la sua prima gara in Formula 1, diventando il pilota più giovane della storia a vincere un Gran Premio. Record che restò imbattuto per molti anni e che oggi è detenuto da un certo Max Verstappen. Bruce McLaren a quel punto era riconosciuto a livello mondiale ed era uno dei piloti migliori in griglia di partenza. E non so se l'avete capito,
ma era solo il suo primo anno in Formula 1. Pensate un po', nel 1960 chiuse il mondiale secondo alle spalle del suo idolo Jack Brabham, ma la vera svolta della sua carriera arrivò nel 1963. Nel corso del Gran Premio di Germania di quell'anno, che si correva sempre al Nürburgring, Bruce ebbe un bruttissimo incidente a causa dello sterzo che si ruppe mentre guidava. E questo purtroppo era un problema che capitava all'epoca. Bruce si risvegliò solo in ospedale e disse di non ricordare nulla dell'incidente. Ecco, anni prima McLaren aveva dichiarato che in caso di brutto incidente avrebbe smesso di correre. E purtroppo, così fu. Ma non ci siamo cazzate, ma secondo voi? Da quell'episodio Bruce tornò a casa con un'altra idea in testa. Progettare e costruire un'auto di Formula 1, correrci e vincere. Non so se avete capito. Lui voleva costruirsi la sua macchina da Formula 1, correrci e vincere. Non so se avete chiara l'idea. E per farvi capire quanto avesse chiara questa idea, Bruce a casa sua costruiva dei modellini di auto con stecche di legno e corde e li provava sul tavolo della cucina. Bruce quindi fondò la Bruce McLaren Motor Racing e con sole 39 sterline si fece disegnare anche il logo. Nel frattempo Bruce continuò a correre in Formula 1 con la Cooper per altri 2 anni, questo perché il suo contratto era ancora in essere. E così Bruce iniziò a tutti gli effetti, parallelamente a quella da pilota, la sua carriera da costruttore. All'inizio McLaren debuttò nel campionato Formula Tasman, che era un campionato che si correva tra la Nuova Zelanda e l'Australia con delle Cooper con motore Climax, guidate da Bruce McLaren e Timmy Meyer. Lo sappiamo, purtroppo il motorsport è rischioso e il motorsport dell'epoca lo era ancora di più. Purtroppo Timmy nell'ultima gara del campionato si schiantò contro un albero e perse la vita. Quel tragico incidente unì ancora di più la squadra sotto la guida di Teddy Meyer, che era il fratello di Timmy, e del capomeccanico Tyler Alexander. Così, tutti insieme, unendo gli sforzi, realizzarono il primo prototipo McLaren, la M1A, che venne utilizzata però solo per i collaudi, al fine di creare la M1B, una vettura sport, che per quanto fosse veloce era anche bellissima. Ed era talmente bella che quest'auto ebbe talmente tante richieste che Bruce fu costretto a produrla per venderla. E in questo modo iniziò anche a racimolare soldi. E pensate un po', la macchina nacque su un foglio bianco. E si racconta che Bruce, per dare indicazioni ai meccanici su come costruirla, iniziò a disegnare col gesso sul pavimento. Pensate un po' a quanto è cambiata l'industria delle supercar dall'epoca sino ad oggi. Perché a sentire raccontare questa storia mi viene in mente il campionato Formula Predator, in cui le vetture sono progettate e costruite all'interno di un'officina e in cui il costruttore stesso ci corre. E se ci pensate, la Formula 1 di una volta era più simile a questo, per certi aspetti, rispetto che alla Formula 1 attuale. Oggi sarebbe impossibile progettare con un gessetto e costruire una macchina con cui correrci al massimo livello e venderla. Lo scopo di Bruce comunque era sempre quello di costruire un'auto da Formula 1. Il problema è che all'epoca non circolavano tanti soldi nel motorsport europeo. Ne servivano meno di oggi, ma comunque non ne circolavano abbastanza. E per fabbricare una propria auto, avere i pezzi di ricambio, il team giusto, servivano una marea di soldi. Oltre a questo aveva anche bisogno di una base nel quale produrre le auto, perché il vecchio furgone che utilizzava non andava più tanto bene. Allora decise di diventare collaudatore Ford a bordo della Ford GT40 e correre con le sue vetture sport in America, dove il guadagno era molto più alto e mi fa ridere pensare che una volta si poteva guadagnare a fare i piloti. E comunque utilizzare questo guadagno per finanziare la costruzione della sua prima Formula 1, la M2B. Quindi McLaren correva in Formula 1 e in Can-Am. Ok, aspetta, che cos'è la Can-Am? Ecco, quando dici questo nome, agli appassionati veri di motorsport, soprattutto quelli dell'epoca, vengono i brividi. Praticamente dal 1966 al 1974 il campionato Can-Am era il più figo di tutti. Sì, non sto scherzando. Cioè, praticamente si correva tra il Canada e gli Stati Uniti e le vetture appartenevano al gruppo 7 della FIA. Questo in teoria, perché in pratica non avevano vincoli né sul motore, né sul peso minimo, né sui pneumatici, né su materiale da utilizzare. Carta bianca, fate quello che volete. Questo era un vero e proprio campionato senza limiti che divenne il terreno più fertile per sviluppare nuove tecnologie. Fu proprio qui che per la prima volta vennero utilizzati i motori turbo, ali per la deportanza e materiali utilizzati solo nell'industria aerospaziale, come ad esempio il titanio. Aggiungete a tutto questo un giro di grossi sponsor e il gioco è fatto. Pensate un po' che tutti i grandi campioni del passato volevano andare a correre lì. John Surtees, Jody Scheckter, Jack Brabham, Graham Hill, Jackie Stewart. Insomma, avete capito. Ma la domanda è, ma scusa, ma se era veramente così figo, perché durò solo 12 anni?
E perché il problema è che quando non metti un limite alla sperimentazione e al budget, vengono fuori delle cose fighissime, ma i costi iniziano ad aumentare così tanto che a un certo punto diventa insostenibile. E quindi questa libertà progettuale fu il suo più grande successo, ma fu anche la causa del suo declino. Magari ci farò un video dedicato, però torniamo alla nostra Formula 1. Dopo aver ingaggiato Robin Herd, che era un ingegnere che, pensate un po', aveva partecipato alla progettazione del Concorde, l'aereo di linea più estremo che sia mai esistito, ecco, McLaren, grazie anche a lui, decise di progettare la M2B e di farla debuttare nel campionato del 1966. Pensate un po', avevano utilizzato anche un materiale di origine aeronautica, che si chiama mallite, questo proprio grazie alle conoscenze di Robin Herd. E questo materiale era un materiale composito fatto da fogli di alluminio e legno di balsa, e veniva utilizzato all'interno delle cabine degli aerei, proprio perché era più leggero dell'acciaio, ma allo stesso tempo più resistente alla torsione. Insomma, pensate un po' che con questa macchina si puntava già alla vittoria del mondiale. Questo era il sogno. Perché in realtà quella stagione fu un disastro totale, soprattutto per la scelta del motore, che era troppo inferiore agli altri. Avevano infatti deciso di puntare su un motore di Formula Indy Ford V8, che era stato ottenuto grazie ai collaudi di Bruce, e di adattarlo alla Formula 1. Quel motore però risultò essere poco affidabile e poco potente, pensate che erogava solo 300 cavalli, che per l'epoca, per quelle Formula 1, erano troppo pochi. Dopo questa prima stagione fallimentare, alcuni sponsor iniziarono a ritirarsi e Bruce doveva trovare una soluzione per non far morire il progetto. Così decise di corse a Le Mans nel 1966 a bordo della Ford. Non so se Ford, Le Mans e 66 vi dicono qualcosa. Ci fecero giusto un film? Ovviamente Bruce McLaren vinse e non si fermò lì perché si concentrò sulla Can-Am, creando la M6A, che fu la macchina che dominò la stagione del 1967 e che con la sua evoluzione poi la M8 avrebbe continuato a farlo. E pensate un po', come compagno di squadra in Can-Am ci fu Danny Ulm, che era fresco vincitore del mondiale di Formula 1, e la McLaren in Can-Am era talmente forte, avevano fatto una macchina che andava così veloce che nel corso di una gara Bruce, partendo ultimo, arrivò secondo e Ulm vinse la gara nonostante si schiantò all'ultimo giro e fu quasi raggiunto da McLaren. Pensate che per farvi capire quanto la McLaren dominasse nel campionato Can-Am, lo stesso campionato venne ribattezzato il Bruce and Danny Show. Il punto è che in mezzo a tutti questi successi, Bruce ha ancora quel pallino lì fisso in testa. Correre in Formula 1 con la macchina costruita da lui e vincere. La McLaren quindi raggiunse un ottimo livello nel 1968 con la M7A. In realtà quell'anno non iniziò bene, con tanti ritiri e tanti insuccessi, e la paura di non essere ancora competitivi era tanta, finché non si arrivò in Belgio, alla gara di Spa. Bruce parte sesto, mentre Danny parte quinto. A pochi giri dalla fine Danny è costretto a un ritiro per un problema al semiasse, e Bruce McLaren si trova in seconda posizione, all'inseguimento di Jackie Stewart. Stewart però è imprendibile quel giorno, è troppo più veloce, e quando mancano pochi giri alla bandiera a scacchi ha un vantaggio di oltre mezzo minuto. E la gara quindi sembra già finita. Siamo all'ultimo giro. A Jackie Stewart resta solo che prendere la bandiera a scacchi. Ma accade un colpo di scena. Jackie Stewart finisce la benzina ed è quindi costretto al ritiro. Bruce si ritrova quindi in prima posizione, taglia il traguardo e vince la sua prima gara in Formula 1 sull'auto da lui stesso progettata e costruita. E la cosa più assurda è che Bruce aveva esultato quando tagliò il traguardo, perché pensava di essere arrivato secondo, non si era accorto che Jackie Stewart avesse finito la benzina. Glielo dissero solo quando arrivò ai box. E io non riesco a immaginare che cosa si provi a tagliare un traguardo di una gara di Formula 1 vincendo su una macchina costruita da te con il tuo nome sopra. Qualcosa che ha scritto la storia del motorsport e qualcosa che credo resterà irripetibile per sempre. Dopo essersi quindi tolto di dosso il peso della prima vittoria, adesso si punta al titolo. Siamo nel 1970. La stagione inizia con tanti problemi. Due ritiri nelle prime tre gare, ma un secondo posto centrato in Spagna. Questo dimostra che la macchina c'è, si può puntare al titolo. Il 2 giugno a Goodwood, Bruce sta facendo dei test per la Can-Am, per provare una nuova configurazione di alettone. Sta girando in pista ormai da diverse ore, eppure continua a non essere convinto di quell'alettone. E quindi chiese ai suoi meccanici un ulteriore giro per riuscire a capire meglio la macchina. Quelle auto facevano davvero un gran casino e mentre giravano si sentiva in tutto il circuito. Solo che a un certo punto calò il silenzio. Bruce andò a sbattere contro una torretta dei commissari abbandonata, che era lì da anni e che avrebbe dovuto essere rimossa, a circa 290 km/h.
un incidente che fu causato proprio da quell'alettone che stava provando, che rese la macchina instabile e gli fece perdere il controllo. Bruce morì sul colpo. La triste realtà è che quei test non avrebbe neanche dovuto farli lui, perché doveva essere Danny Hulm a prendere parte a quei test. Ma poco prima, cioè durante le prove per gareggiare alla 500 miglia di Indianapolis, perché sì, Bruce stava progettando un'auto anche per correre e vincere quella gara, ecco, durante queste prove Hulm fu protagonista di un brutto incidente in cui la macchina prese fuoco e gli ustionò le mani. A rendere ancora peggiore quell'incidente fu il fatto che quel fuoco era invisibile. Perché non so se lo sapete, ma si utilizzava il metanolo per quelle auto, e il metanolo quando brucia è invisibile. Ecco, questo è il motivo per cui Hulm non fu presente a quei test. E se ci fosse stato, forse quell'incidente non si sarebbe mai verificato. E forse Bruce sarebbe rimasto tra noi ancora per un po'. 2 settimane dopo si sarebbe dovuta correre la Can-Am. E Hulm compì un gesto eroico, presentandosi alla gara e ottenendo il via libera dei medici. Non si sa come, erano dei folli all'epoca. Però gli consentirono di correre. Per il dolore che provava alle mani ustionate, Hulm non riuscì neanche a indossare i guanti. E sapete che cosa fecero? Lo legarono al volante. Per permettergli di correre e fare la gara, lo legarono al volante. E pensate un po', alla fine di quella gara Hulm arrivò sul podio. E quasi non riusciva a salirci per la fatica e la stanchezza provata, oltre che per il dolore. Un dolore che non era solo nelle mani, ma era anche interiore. Perché aveva da poco perso un grandissimo amico, chiamato Bruce McLaren. Da quel momento la McLaren tornò a vincere e a dominare, e conquistò un altro titolo nella Can-Am. Danny Hulm quindi divenne la persona a cui l'intera McLaren si aggrappò, consolidando le loro vittorie in terra americana e indirizzando la squadra verso il primo titolo mondiale in Formula 1. Titolo che finalmente arrivò nel 1974, grazie al talento di un certo Emerson Fittipaldi, che divenne campione del mondo proprio con Danny Hulm come compagno di squadra. E poi il resto è storia. Senza quello sforzo eroico di Hulm, la McLaren si sarebbe trovata senza guida tecnica. E nel giro di poco tempo, senza il loro fondatore, il tracollo sarebbe stato inevitabile. E invece, grazie al genio, alla passione e al sacrificio di Bruce McLaren, e grazie allo sforzo eroico di Hulm e di tantissimi appassionati, oggi la McLaren è un'icona del motorsport, con 5 campionati Can-Am vinti e 20 titoli mondiali in Formula 1, divisi tra 12 piloti e 8 costruttori. Come se non bastasse, al volante di una McLaren sono state scritte le pagine più importanti della storia del motorsport, come il titolo mondiale del 76 di James Hunt, o la rivalità più accesa di sempre, Senna contro Prost. E oggi la McLaren produce tra le supercar più belle e desiderate del pianeta. Cari amici, questa era la storia di Bruce McLaren, una leggenda che vive ancora.